Ho deciso che da ora in poi vi chiamerò Scintille. Sì, perché stavo pensando a un nomignolo da darvi, no? In tutti questi anni non mi è mai venuto niente proprio, come si dice, di cuore, di sentimento. Adesso mi è venuto in mente che secondo me voi che mi seguite siete appassionate di glitter, di tutto quello che è luce, luminoso, perché comunque se mi seguite vedete che io faccio sempre cose piuttosto luminose, glitterose, e quindi quale miglior nomignolo di scintille? Perché sì, voi siete le mie scintille. Oggi aprirò con voi il pacchettino del prodotto, secondo me, uno dei più virali visti su TikTok. Questo perché è un po' in realtà che già l'avevo adocchiato anche da Instagram, però lo volevo acquistare online dal sito ufficiale. Sto parlando del lip oil di Gisù. Solo che poi alla fine ho letto un sacco di recensioni e tutte dicevano che puzza di olio di oliva. Quindi la cosa mi ha un po', come dire, destabilizzato. Andando da Sephora lo hanno usato. E devo essere onesta, sa di olio di oliva. Cioè, tipo, il claim è che sa di miele arricchito di mille vitamine, ma effettivamente puzza. Cioè, anche per me non è un odore gradevole. Ho provato quello giallo, quello che dovrebbe essere al miele, quello mango, che se non sbaglio è quello aranciato, e l'altro pescato. Aiuto, comunque ce n'è uno più chiaro, uno più scuro, insomma, quelli là. L'unico che non ho provato, che poi in realtà era l'unico che volevo davvero davvero comprare, poi avrei preso il kit con tutti i colori solo per capriccio, però quello che davvero volevo era quello rosa con i glitter, ma non c'erano, non c'era e quindi non l'ho potuto usare, e quindi ho deciso di acquistarlo. Ebbene sì, ho rischiato e l'ho preso online, sempre da Sephora. Adesso apro con voi il pacchetto e lo provo. Vediamo. Allora, intanto che questo pacchetto sembra che il corriere ci abbia giocato a pallone perché è in delle condizioni inguardabili. Ecco qua il pacchettino. Allora, troviamo, vi immaginate che, cioè, ci pensi? Tipo, hanno sbagliato prodotto, hanno sbagliato colore, no, Madonna. E ho preso questo campioncino, l'ho proprio scelto io e stranamente mi hanno mandato un prodotto che appunto ho scelto. Poi un altro profumo, J'adore di Dior, questo è fantastico, lo adoro. Poi che campioncini c'è? Ah, questa maschera per capelli e poi, boh, non lo so, sconti, affari, comunque. Eccolo qua, l'oggetto del desiderio. Il pack è veramente stupendo, eh. Qua vi dice Honey Infused Lip Oil Watermelon. Ecco, questo dovrebbe avere la fragranza dell'anguria, ma chissà se invece anche questo sa di olio di oliva. Ha un PAO di 12 mesi, olio labbra con miele, non c'è scritto niente di particolare. Pagato 28 euro, esente da sconti vari, e però la boccettina è di vetro, quindi fai tanto che ti cade e hai buttato nel water 28 euro e non l'ho neanche provato. È molto bello visto così, fa la sua figura, lo trovo proprio aesthetic, no? Tipo anche su, non lo so, da qualche parte, sul mobiletto, in bagno, piuttosto che è bello da vedere. Ti fa proprio l'idea di coccola rosa, è molto molto elegante. Dietro non c'è scritto niente, ok. E c'è anche un bugiardino, perché mai? Allora, trattamento per labbra ultra nutriente e multitasking. Che senso? Composto da un mix di ingredienti antiossidanti a base di miele no, Mirsalei. Vabbè. Principi attivi naturali e la nostra esclusiva miscela di oli ispirata al giardino delle api della famiglia Mirsalevi, per le labbra più morbide, lisce e brillano in modo naturale. Modalità d'uso: applicare direttamente sulle labbra naturale o prima del rossetto preferito per conferire un tocco di extra idratazione e lucentezza.
Poi che c'è scritto? Non sto capendo se parla di più prodotti. Non sto capendo, ragazzi. Andiamo avanti con questa recensione, che sennò qua ci perdiamo, io mi perdo. Allora, il tappino è in plastica rosa con questa G di Gesù, appunto. Mamma mia, se sa di olio di oliva, intendo. No. Questa è anguria al 100%. Guardate che bel pennellino, super sottile, come dire, sembra un pennellino proprio di precisione. Andiamo vicino, spero di non avere neanche i baffi, devo essere sincera con voi. Si sente in bocca anche un po' il sapore dell'anguria, quindi secondo me vi deve piacere sia il profumo che il sapore dell'anguria. I glitter credevo che si sarebbero visti di più, però si vedono e sono tipo argento, una roba del genere, comunque molto chiari. Se vi piace l'odore e il sapore, ok, perché si sente. È un olio che sembra quasi un gloss. Non appiccica per niente, però ha questa consistenza densa, cioè non è un olio morbidino che lo mettete e sentite la labbra, proprio così, no, sembra di applicare proprio un gloss. Sinceramente lo trovo molto simile, che adesso sto, in questo periodo sto super usando i Hydra Lip Gloss 3D di Kiko, cioè la consistenza più o meno la... non voglio dire la stessa, ma insomma sì, è la stessa. I glitter non si sentono e... no, dai, un po' si vedono, sì, però devi star là che mi guardi, cioè non è così luccicante, insomma, alla fine è un olio normale. Tocco di colore non ne dà, perché ora io non so se... in camera mi vedo le labbra più rosate, però in realtà non c'è, cioè zero colore, zero niente, cioè semplicemente se avessi dato qualsiasi altro olio labbra, anche solo trasparente, fidatevi che il colore che mi viene è questo, cioè solamente che ho le labbra più idratate, più bagnate, e quindi è questo il colore, ma lui è totalmente trasparente. Proviamolo magari a sbocciare sulla mano. Eccolo qua, sbocciato sulla mano. Come prima impressione devo dire che come voto gli darei un 7,5, perché mi piace, però sicuramente 28 euro per un prodotto del genere, cioè comunque sono esattamente 8 ml, sono tantini, poi contando che non è che ha chissà che proprietà, voglio dire, cioè nutriente come tutti gli oli, questa te la devi cantare, che c'ha il miele, ma voglio dire, miele, io lo vorrei vedere quanto miele c'è qui dentro proprio, no? Vorrei vedere lei che spreme il cosino del miele, ce lo butta dentro, insomma. E quindi la verità è che sono 28 euro di packaging, li vale? Che vi devo dire? Io onestamente sapevo che... no, però ero curiosa, però sono appassionata di make up e quindi lo volevo comunque. Detto questo, ragazze, fatemi sapere sotto nei commenti se voi ce l'avete, l'avete provato, cosa ne pensate, qual è la vostra colorazione preferita, insomma interagite, scintilline belle, che così appunto chiacchieriamo un po', e ci vediamo al prossimo video. Ciao, presto!